Don Ettore Pignatelli, barone di Caronia. Don Antonio di Napoli, barone di Santo Stefano. Don Gregorio Castelli, barone della Motta. Don Giovanni Ventimiglia, conte di Geraci. Don Vincenzo Lanza, conte di San Marco. Don Girolamo Ioppolo, conte di Naso e duca di Sinagra. Don Fabrizio Lancia, barone di Brolo. Don Filippo Amato, barone di Galati. Don Gabriele Romano Colonna, duca di Cesarò. Don Nicola Paternò, barone di Piraino. Nel caso di specie si tratta di porco. Credo che sia una testimonianza di come si possono utilizzare bene per rilanciare il territorio. E questo è l'impegno che noi sentiamo di dover assumere nelle prossime battute. Tutti quanti insieme dobbiamo rilanciare, tu l'hai detto bene, il territorio di Messina. Dobbiamo rilanciare la nostra identità messinese. Questo è quello che io mi sento, risparmierò un briciolo di energia perché questo si possa fare. E per dimostrare che la provincia di Messina, che è un territorio straordinario dove esistono giacimenti, risorse di natura, la commissario straordinario che ha avuto la splendida intuizione di affidare all'ufficio tecnico la progettazione esecutiva del castello, che era già stata portata a buon punto da un progetto di massima redatto dall'architetto Nucciolo Castro, dall'architetto Donatella Marcazzò e dall'ingegnere Emanuele La Rocca. Carlo, correggimi se sbaglio, perché mi pare che fino a questo punto ci siamo. Allora il commissario Greco diede l'incarico all'ufficio tecnico con RUP l'ingegnere Contiguglia e progettisti l'architetto Zingales, che è qui presente, l'ingegnere Amantea. E grazie a questa scelta del nostro commissario, che ha dimostrato non solo intuito e competenza, ma ha dimostrato soprattutto, ed è per questo che la comunità santagatese dovrà sempre ricordarsi del commissario Greco, perché grazie a lui, proprio grazie a lui, noi abbiamo il castello e avremo il porto di Santa Carminitello completato. Quindi io vi prego di tributare un applauso a Rosolino Greco, che
non è stato un semplice commissario, è stato un uomo che si è appassionato alla nostra cittadina, se ne è innamorato e quindi ha messo proprio nero su bianco degli atti che probabilmente esulavano probabilmente anche dalla sua competenza. Quindi grazie Rosolino, veramente di cuore, la nostra comunità te ne sarà sempre riconoscente. E mi auguro che tu sia soddisfatto del fatto che questo tuo input amministrativo si sia realizzato e questo a parte, dico, per evitare esercizi di umiltà è anche merito nostro, mi pare che questo ce lo possiamo anche prendere. Vedete, avere i finanziamenti ed iniziare le opere è un conto, portarle a compimento in queste condizioni non è facile. Un ringraziamento particolare ai relatori, ma a parte Antonello Bettignano e Lucio Castro che sono padroni di casa, il grazie va soprattutto al professore Vicari e al professore Maurici che ha impreziosito la serata con questa sua relazione davvero interessante, grazie professore. Niente, adesso ci sarà, apriamo le porte del castello al pubblico, ci sarà una mostra, così come è stato accennato, che può essere visitata, e nello stesso tempo un momento musicale da parte del Discanto Sicuro nel cortile del castello con la rievocazione di canti, di antichi canti siciliani. Quindi un grazie ancora per la vostra partecipazione, speriamo che questa, anche questo evento sia un appuntamento importante, io direi quasi storico per la nostra comunità, e colgo l'occasione per augurare a tutti voi, alle vostre famiglie e soprattutto alla nostra splendida Sant'Agata buon